ma più che un pringueo mi sento un leone. Voilà. Buongiorno a tutti, abbiamo iniziato con un disco del buon Marcus Schulz and Smiley con The Dreamers, i sognatori. Un'altra puntata di Amore Radio Show, la numero 757. E adesso andiamo con un altro disco, vi porto in Olanda, andiamo con Richard Durand and Christina Novelli di ARI Brief, un disco che suoniamo già da qualche mese, visto che è uscito il 12 ottobre del 2018, l'abbiamo suonato già appena uscito, insomma. Bene, buongiorno a tutti, per chi non ci conoscesse già, questo è Amore Radio Show con Lorenzo Speed, in onda ogni seconda, quarta e quando c'è anche quinta domenica del mese, dalle ore 12 alle ore 15.
Anche oggi avremo degli ospiti, avremo ospite Matt the Drifter e poi conosceremo anche il suo sound folk e non solo, ma poi lo scopriremo meglio insieme a lui quando arriverà qui in studio. Adesso bando alle ciance, spazio alla musica, ma prima vi ricordo i contatti per dire la vostra, per scriverci BSMS al 334 7102672. Se volete chiamarci qui in studio, telefonia fissa 049 700 700 e 049 700 838. Se volete scriverci via WhatsApp, fatelo al 349 7267 647. Buon viaggio, Amore Radio Show, Lorenzo Speed, grafiche ed upload di Manuel Marchioro di Monte di Malo, che saluto, oggi è a Bologna, e registrazione ufficiale di Dario Deep Darrow di Borgo Ricco Padova. Trovate tutti i nostri podcast sulla nostra pagina Facebook, facebook.com/amoreradioshow, e li trovate anche sulla mia pagina ufficiale Mixcloud all'indirizzo mixcloud.com/lspdj. Adesso veramente bando alle ciance, spazio alla trance music. Questa giornata uggiosa siamo qui per portare un po' di sole. Noi abbiamo il sole dentro al cuore. Vamos! This is Amore Radio Show.
on Radio Gamma 5, Radio Gamma 5, 94 FM in Veneto, dalle province di Vicenza, Padova, Treviso, Venezia ed alcune zone rispettivamente delle province di Verona e di Rovigo. Stai viaggiando per i cieli virtuali di Amore Radio Show. Prossimi appuntamenti domenica 12 maggio e domenica 26 maggio. Lorenzo Speed, Amore Radio Show. Disannunciamo il disco in questione, Richard Durand and Cristina Novelli, The Air I Breathe. La versione che abbiamo ascoltato è la Club Mix. Adesso arriva dall'Olanda, vi porto in Inghilterra, Regno Unito. Andiamo ad ascoltarci Gareth Emery and Ashley Warbridge, Amber Sun, disco nuovissimo, uscito poco più di 2 settimane or sono. Come on! We'll be right back.
Bene, andiamo con un altro disco. Allora disannunciamo il disco di prima, Garrett Emery and Ashley Warbridge con Amber Sun. E adesso andiamo con un'altra di novità discografica uscita il mese scorso, Simon Patterson con il featuring di Lucy Pollin, Blink, che non sono i Blink 182 ma il titolo del disco, Blink. Ain't no way, I just don't wanna play. Bene, allora questo era Simon Patterson con il featuring di Lucy Pullin, Blink. Adesso invece arrivano ATB e Armin Van Buuren con Viceversa, disco di qualche annetto fa ma che riascoltiamo volentieri insieme a voi. Amore Radio Show, è già arrivato il nostro ospite di oggi, Matt the Drifter, che sentiremo tra poco al microfono. Quindi continuate a scriverci, ad interagire, vedo già che arrivano i primi messaggi, quindi vado a leggerli. Prima erano tutti dischi vocali, quindi facevo fatica a leggerli, per dare spazio ovviamente alle sonorità vocali, insomma, delle donzellette. Allora andiamo a leggere. Fabio De Appianta, nostro amico di San Giorgio delle Pertiche, provincia di Padova, dice: ciao Lorenzo, che giornata da letto proprio, per fortuna che ieri ho tagliato l'erba qui in casa, oggi assoluto riposo. Fabio DP, fai bene, riposati, insomma, beato te che puoi riposarti, insomma. Beh, io oggi, se non avessi dovuto venire qui in radio, sarei stato anch'io a letto, tra letto e divano, divano letto tutto il giorno, poi con questa giornata uggiosa. Infatti siamo qui per voi, per tenervi compagnia, quindi un motivo in più per scriverci, per interagire, per partecipare. Quindi dite la vostra, vi ricordo i contatti per partecipare attivamente ad Amore Radio Show. A noi piacciono gli ascoltatori attivi e partecipi, quindi scriveteci via WhatsApp gratuitamente al 349 72 67 647. Se volete scriverci via SMS al numero ufficiale degli SMS di Radio Ama 5, che è il 334 7102 672. Se invece volete chiamarci qui in studio e volete quindi utilizzare i numeri di telefonia fissa, fatelo allo 049 700 700 049
800-700-838. Vi ricordo che ci potete ascoltare anche in streaming audio da tutto il pianeta Terra, dal nostro sito ufficiale che risponde all'indirizzo www.radiogamma5.it. Visto che il disco è abbastanza tranquillo e molto strumentale, allora vado a leggere anche gli altri messaggini che sono già arrivati qui in studio. Ciao Lorenzo, buona domenica a te e a tutti i radioascoltatori di Radio Gamma 5. Bruno da Vigonovo, tuo fratello milanista, grande Bruno, sempre presente anche lui all'interno dei nostri viaggi sonori di Amore Radio Show. Ancora Marica di Treviso dice buona domenica Lorenzo ed un saluto a quanti di loro, fa piacere ascoltare il tuo programma, un affettuoso abbraccio per Anna delle Poesie, alla quale mi unisco anch'io, tra l'altro mi ha anche regalato un bel ombrello rosso-nero milanista che ho già utilizzato, quindi ringrazio caramente Anna per questo bel regalo, che tra l'altro era anche di suo figlio Mauro, che anzi Alessandro, scusa, che io ricordo sempre volentieri, insieme ovviamente a Franco Carraro, Carmelo Infantino, Ladino, Renato, Renzo Ighina, Ferrido, Giancarlo Rossi, Michele, Papa Gigio, Mauro, Alessandro, Mauro, Tex, Gigi e tutti gli amici di Radio Gamma 5 che sono in cielo, Roberto di Ponte di Brenta, Gelsomina di San Bruson di Dolo in particolare. Un pensiero per l'indimenticabile Gigi, dice appunto Mari, e quanti sono ora in sua compagnia che li ho appena menzionati. Marica con genitori. Ok, grazie Marica. Allora andiamo con questo intermezzo musicale, un po' strumentale, un po' soft, ma ci sta, dopo quattro dischi belli lanciati a cura di Marcus Schulz, Richard Durand, Gareth Emery e Simon Patterson. Andiamo con Viceversa di ATB and Armin van Buuren. Viaggiando per i cieli virtuali di Amore Radio Show. Scrivici i tuoi SMS, partecipa attivamente.
Bene, bene, un altro disco allora di Simon Patterson, sempre con il featuring di Lucy Pulling, con Fall For You. E poi arriva anche John O'Callaghan. Intanto leggo un altro messaggino che è arrivato. Ciao Lorenzo, un caro saluto, buona trasmissione, un saluto anche al tuo ospite, grazie per la compagnia, da Danilo e Patrizia Treviso. Bene, bene, allora questa era Fall For You di Simon Patterson con il featuring di Lucy Pulling. E allora andiamo a leggere un messaggino che ci è giunto qui al 334-7102-672. Ringraziamo Alberto, nostro amico di Sandrigo, provincia di Vicenza. Salutiamo tutti gli amici sandricensi. A proposito di ciò, saluto i miei amici Umberto ed Andrea, alias Nino, che ho visto anche in settimana, quindi li saluto caramente. Appunto Alberto diceva: ciao Lorenzo, un saluto da Albert ed Elisabetta, nostri amici sposini di Sandrigo, provincia di Vicenza, appunto, anche se in realtà Elisabetta è di Sant'Orso, ma adesso vive, essendo sposata con il buon Alberto, a Sandrigo. Dice: per oggi forza Lane Rossi Vicenza, Albert Sandrigo. Beh, sempre forza Lane Rossi Vicenza, non solo oggi. Tra l'altro, a proposito, apro e chiudo la parentesi calcistica. Ieri il Barcellona ha vinto per la 26esima volta la Liga Spagnola, la mia terza squadra, insomma, dopo il Lane Rossi e il Milan, il Barcellona è sempre stata la mia squadra preferita, e tra l'altro ha il giocatore più forte del mondo. Che ne dica Adriano 68 di Due Ville Scintille, che però è padovano di nascita. Lionel Messi è il più grande giocatore di sempre, altro che CR7 e baggianate varie. Lo dicono i fatti, lo dicono i numeri, lo dice tutto, insomma. Va bene, detto questo, bando alle ciance, spazio al prossimo disco. John O'Callaghan, che tra l'altro ho avuto il piacere di conoscere, ho anche la foto insieme. John O'Callaghan and Cold Blue con Symmetric.
Bene, bene, salutiamo anche Vittoria, la mamma Franca, la nonna, no, la mamma, cosa dico, Cristina, la mamma di Vittoria. Vittoria oggi compie 17 anni, quindi tanti auguri, buon compleanno. Dice: sono dalla zia Manuela con il papà, la nonna Maria Rosa, Stefano e la Tiziana. Compie 17 anni, ok, tanti auguri, buon compleanno. Allora la nostra amica Vittoria di Conselve, che è venuta spesso e volentieri a trovarci anche qui in studio. Tanti auguri, buon compleanno, happy birthday to you. Va bene, allora proseguiamo, andiamo con un altro disco del grande Eric Prydz. Allora adesso vi porto in Svezia. Vediamo se riesco a trovare il brano. Eccolo qua. Perfetto, eccolo qua. Generate del grande Eric Prydz. Quindi stiamo praticamente spaziando in tutto il nord Europa. Siamo passati dalla Germania all'Olanda, all'Inghilterra, al Regno Unito di nuovo, e adesso andiamo in Svezia.
Ok, ok, allora salutiamo anche Luca degli Irriducibili che ci sta seguendo qui dall'altra parte dell'acquario. Saluto tutti i ragazzi, Fabio, Stefano, tutti i ragazzi che si danno sempre da fare per Radio Gamma 5. Mi raccomando, 2 giugno, vero Luca? 2 giugno tutti a Onara di Tombolo, la palude, parco palude di Onara di Tombolo, domenica 2 giugno in rampa di lancio. Poi leggerò anche tutto quanto il programma, che tra l'altro trovate anche sul mio blog lorenzospeed.wordpress.com. questo era Eric Price in Svezia con Generate. Adesso torniamo in Olanda con Sander Van Dorn, con una traccia uscita il mese scorso, si intitola 500 PCM, ovviamente dall'inglese 500 PCM. Continuate a scriverci, intanto saluto Alfonso che ci ha chiamato, voleva ascoltare Mia Martini con Il cielo in una stanza, magari più tardi glielo facciamo ascoltare volentieri. Salutiamo anche la Riccarda, nostra amica di Mogliano Veneto, provincia di Treviso, che ci ha telefonato qui allo 049 700 700. Vi ricordo anche l'altra linea di telefonia fissa per interagire con noi, che è lo 049 700 838. Adesso andiamo con Sander Van Dorn, 500 PCM. Ok, ok, disannunciamo allora il disco in questione, Sander Van Dorn, 500 PCM. Invece adesso andiamo con Giuseppe Ottaviani, artista di Viterbo, che tra l'altro saluto. Ho avuto il piacere, insomma, di suonare ad un evento dove c'era anche lui qualche anno fa, in quel del Cap Creus di Imola, Bologna, alla serata Art of Trance. E tra l'altro ho diverse foto anche con Giuseppe Ottaviani, che è uno dei principali esponenti, se non il principale, per quanto riguarda la musica trance in Italia e nel mondo, e braccio destro di Paul Van Dyk, artista da tantissimi anni della Vandit Records di Berlino e anche di tante altre etichette, perché poi ha fatto dischi anche come quello in questione sulla Black Hole Recordings. Questo disco si chiama Transland, Giuseppe Ottaviani. Intanto andiamo a leggere un po' di messaggini.
Allora Davide di Lesiano dice: buongiorno Lorenzo, anche se non è un buongiorno, qua piove da stamattina ed io preferisco il sole. Buona continuazione Davide di Lesiano. Beh, chi è che non preferisce il sole? Insomma, beh, non a tutti piace il sole, sennò tutti preferirebbero l'estate, come sarebbe giusto che fosse, ma non tutti abbiamo gli stessi gusti ed anche questo è un fatto che contribuisce a farci dire che il mondo è bello perché è vario e perché non tutti abbiamo gli stessi gusti. Va bene, bando alle ciance, andiamo a leggere un altro messaggino che è arrivato qui al 334 7102672. Marica ancora di Treviso che dice: oggi ci vuole proprio una bella carica musicale, dopo tanto cercare ho trovato il titolo di un brano celtico che mi ricarica, Scotland the Brave. Ok, adesso prendo nota e magari poi vado a cercarlo, se riesco te lo faccio anche ascoltare, cara Marica di Treviso. Intanto saluto anche la mamma Anna Maria e il papà Corrado. Piccola parentesi sportiva, se parli male di CR7 non mi offendo, no, non parlo male, semplicemente dico che siccome Adriano mi dice sempre che Cristiano Ronaldo è il più forte giocatore del mondo, sì, dopo Lionel Messi è il più forte giocatore del mondo, però Lionel Messi resterà nella storia come il più forte di sempre, CR7 non è neanche nei primi 10 della storia del calcio, sinceramente. Adesso va bene perché ha il termine di paragone con Lionel Messi, lui CR7, io non dico che è scarso, sicuramente è un grande goleador, però tecnicamente ce ne sono tanti meglio di lui, insomma. Non mi è mai piaciuto, dice, ecco anche lei. La nota positiva è che fa beneficenza e dona sangue, Marica, ecco, questo, su questo niente da dire, insomma, ben vengano quando questi grandi artisti sportivi riescono a fare del bene per la gente comune, ecco. Va bene, altro messaggio. Ancora Fabio dice: un saluto a tutti gli irriducibili di là del vetro, digli che c'è da tagliare l'erba lì in radio. Beh, oggi direi anche no. Va bene, allora proseguiamo. Transland, Giuseppe Ottaviani, scriveteci, interagite, partecipate. Amore Radio Show, vedo che squillano i telefoni, andiamo a rispondere. Come on!
Ok, disannunciamo il disco Transland Giuseppe Ottaviani. Salutiamo la Nadia del Lido che ci ha chiamato, ha detto di salutare tutti quelli che ci stanno seguendo, quindi la salutiamo, salutiamo gli amici del Lido di Venezia, ovviamente tutti gli amici veneziani e veneziane che ci ascoltano. E intanto andiamo con un altro brano, Marshmallow featuring Khalid Silence, Tiesto's Big Room Remix, un altro disco, un altro viaggio, un'altra musica. Come on. Yeah, fight of all my life I've been fighting. Never felt a feeling of comfort. All this time I've been hiding, and I never had someone to come home. Oh, nah, I'm so used to shit. Love only left me alone, but I'm at one with the silence. I found peace in you. Show me there's no point in trying. I found peace in your eyes. Can't show me there's no point in trying. I found peace in your eyes. Can't show me there's no point in trying. I found peace in your eyes. And I've been silent for too long. I'm in need of a savior, but I'm not asking for favors. My whole life I felt like a burden. I think too much and I hate it. I'm so used to being in the wrong. I'm tired of caring. Love, it never gave me a home. So I sit here in the silence. In your vibes, can't show me there's no point in trying. I found peace in your vibes, can't show me there's no point in trying. I found peace in your vibes, can't show me there's no point in trying. I found peace in your vibes, and I've been silent for too long. Ok, disannunciamo il disco Marshmallow featuring Khalid Silence Tiesto's Big Room Remix. Adesso andiamo con un'altra traccia, Orbion versus Iverson and Alex Duff con I See You. Restate con noi, questo potrebbe essere anche l'ultimo o il penultimo disco prima della pausa pubblicitaria delle ore 13, e poi spazio ai nostri ospiti di oggi, Matteo ed Alessandro. We'll be right back.
Ok, arriva la pubblicità, restate con noi, Amore Radio Show continua, stiamo facendo degli esperimenti sonori qui in studio, preparatevi, ciao! Cari amici di Radio Roma 5, c'è chi vuole il telefono visto in pubblicità e chi vuole semplicemente un buon telefono ma non vuole pagare i costi della pubblicità. TP-Link è il primo costruttore mondiale di router, switch, modem e ha creato gli smartphone Nefos. Questi ottimi telefoni, a parità di dotazione rispetto ai concorrenti, hanno prezzi dimezzati. Un risultato che si ottiene evitando di caricare sul prodotto il costo della pubblicità. Oltre a costare la metà di altri smartphone di pari livello, hanno anche una capacità di memoria disponibile 5 volte maggiore. Può bastare? FreePC è la prima azienda italiana nella vendita di computer ricondizionati e ora propone questi nuovi telefoni di alta qualità con garanzia di 2 anni e assistenza diretta della casa madre. Gli smartphone Nefos li trovate dal concessionario Nuova Fotografia FreePC di Conselve in via Roma 14. Telefono 049 538 5229, ripeto 049 538 5229 oppure nei negozi FreePC del Veneto e del Friuli. Cari amici di Radio Gamma 5, non vi fidate, controllate la vostra banca. Fate come Silvia, prima era lei ad avere problemi. Adesso è la banca e le persone che le hanno fatto il fido ad avere problemi civili e penali per usura contrattuale e applicata. Pensate che circa l'80% dei finanziamenti, leasing e mutui, anche prima casa, sono o illeciti o usurati, anche se è previsto il tasso zero. Fai come Silvia e altre migliaia di famiglie e imprese. Alza la testa, controlla, svegliati. Fidati di Alfredo Bellucco e del suo staff, consulenza e analisi gratuite e naturalmente andate sul sito alfredobelluco.it o telefonate al numero verde 800 814 603, ripeto alfredobelluco.it oppure telefonate all'800 814 603.
La Banca Solidale del Tempo è un'iniziativa promossa da Radio Gamma 5 per favorire la divulgazione di informazioni. Questo è possibile grazie alla collaborazione di amici che mettono a disposizione una certa quantità del proprio tempo, rinunciando a qualunque compenso. Queste iniziative rappresentano quindi una soluzione concreta per chi ha delle necessità e può così ottenere informazioni di qualità e contemporaneamente contribuire al sostegno della radio. Non disponendo di alcuna forma di contributo pubblico, solo grazie al vostro sostegno possiamo mantenere in vita una realtà in evoluzione che da oltre 40 anni propone un'informazione alternativa e promuove iniziative per la gente. È possibile iscriversi alla Banca del Tempo telefonando a Mario 338 3517 099. Per chi desiderasse collaborare attivamente può prendere contatti con noi inviando una mail all'indirizzo info@radiogamma5.it. Rieccoci qui in diretta dopo la pausa pubblicitaria delle ore 13, quindi abbiamo ancora circa 2 ore a nostra disposizione. Andiamo con il primo disco dell'album che mi ha portato qui il buon Matt The Drifter per la prima volta qui in studio con noi. Intanto benvenuti ragazzi, Matteo. Buongiorno a tutti. Matteo, Matt The Drifter ed Alessandro. Perché non sento la voce di Alessandro? Prova a parlare. Ma è acceso il microfono. Perché non ti sento? Vabbè dai, comunque il bello della diretta. Intanto andiamo con questo disco e che si intitola, vuoi dirlo tu Matteo? Sì, si intitola The Devil Can Wait in the Dark. Ma io qua da me è scritto I Can Do Anything. Sì, quella è la prima canzone del CD. Ah ok, scusa, l'album si chiama The Devil Can Wait in the Dark, sì. Praticamente io posso, il diavolo può aspettare nel buio. Nel buio, esatto. Ok, e questa è la prima traccia allora dell'album che si chiama I Can Do Anything. Esatto, allora l'ascoltiamo e poi ti farò delle domande, insomma sarà una chiacchierata più che una vera e propria intervista, ok? Benissimo. Vamos. I can see it, I can dream, I can do anything in this world. I can give up, I can shine, I can do anything in this world. I can do anything in this world. I can do anything in this world. Ok, rieccoci qui, qualche problemino tecnico di regia ma non importa, ce la faremo anche oggi. Allora ragazzi, intanto benvenuti, siete per la prima volta qui a Radio Gamma 5, giusto? Esatto. Entrambi. E niente, cosa volete dire? Volete salutare qualcuno intanto per rompere il ghiaccio, dire chi siete, presentarvi, quello che volete, insomma, dite pure. Ma beh sì, vogliamo salutare tutti i nostri amici, tutti quelli che ci conoscono, tutti i fan. E io sono Matt The Drifter e al mio fianco qui c'è Alessandro, okay, che è il chitarrista elettrico. E niente, noi siamo
Facciamo un genere musicale che è un po' diverso, diciamo, da quello che sentite abitualmente. Facciamo un outlaw country, quindi chitarra acustica, armonica, voce principalmente, e poi strumenti che possono essere pianoforte, violino, violoncello, contrabbasso, chitarra elettrica sotto. E niente, ci divertiamo così in giro un po' per i locali, in giro un po' per il mondo. Bene, bene, interessante. Perché questo nome, Matteo? Come mai The Drifter? Cosa significa? The Drifter vorrebbe dire, sì, beh, l'inglese ha tante sfaccettature, come sappiamo. Il significato che voglio dargli io è, sarebbe il vagabondo, lo sbandato, okay. Allo sbaraglio, ecco. Ok, allo sbaraglio mi piace, sbarazzino insomma. Esatto. Va bene, dai, allora poi cos'altro volete dire? Non so, siete presenti sui social? Sì, beh, ovvio, siamo su Facebook, su Instagram, su tutti gli store digitali. È uscito anche l'album, appunto, The Devil Can Wait in the Dark. Sugli store digitali, su Spotify. E Spotify, esatto, dappertutto. Quindi basta scrivere Matt the Drifter YouTube e compare tutto, o almeno dovrebbe comparire tutto. Ok, va bene, dai, allora abbiamo ancora 1:50, quindi dite quello che volete, saluti, ringraziamenti, quello che volete, poi magari proviamo con un live, con qualcosa di unplugged. Sì, beh, perché questo genere musicale? Ma perché fondamentalmente mi piace, quindi non mi unisco alla massa facendo appunto robe già le cose costruite, che fanno tutti. Esatto, facciamo questo genere perché ci piace e noi lo suoniamo, anche se la gente magari non apprezza interamente, ma lo facciamo lo stesso perché appunto ci piace e andiamo avanti con questo progetto qui. Giusto, e poi è importante essere se stessi, nel senso non bisogna seguire le mode, anzi, esatto, bisogna cercare casomai di creare. Chi piace e chi non piace, noi creiamo questo ambiente, diciamo, di nicchia per chi può piacere, appunto, e siamo contenti di farlo, ecco. Ok, perfetto. Tu, Alessandro, vuoi dire qualcosa? Beh, sei giovanissimo, quanti anni hai? 20? Ho 20 anni e... Si vede che sei giovane. Ho conosciuto Matteo cercandolo sul villaggio musicale. All'inizio non lo conoscevo bene. Parla vicino al microfono. L'ho contattato via messaggi. E poi è iniziata la nostra collaborazione, che poi si è ampliata ancora di più. E adesso siamo in 5 componenti quasi. Ok, perfetto. Va bene, ragazzi, se volete provare a fare una canzone in live qui dagli studi Radio Gamma 5, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova, fate pure quando volete. Intanto ricordo, finché vi preparate, i numeri per entrare in contatto con noi. Se avete delle curiosità, voi che siete a casa, che ci state ascoltando dal divano, presumo che oggi non c'è molta gente al mare, in spiaggia o al lago o in montagna. Se siete a casa davanti alla TV, perché dovete essere davanti alla radio e non alla TV, scriveteci al 334 71 02 672, oppure chiamateci, anzi no, e chiamate dopo le 2, 049 700 700 049 700 838. Se volete scriverci via WhatsApp, fatelo al 349 72 67 647. Intanto saluto Francesco di Marostica, che ancora alle 12:38 ci aveva scritto: ciao Lorenzo, bella selezione di dischi, un saluto da Marostica. Ok, grazie Francesco. Ok ragazzi, quando volete, prego, ci proviamo. Questo si chiama Jack the Traveler. Il suono dove lo sento? Dalle cuffie? Sì, dalle cuffie, esatto. Alzo anche le casse qua. Tutto è bello della diretta, eh? Allora ascolto dalle basse. Free dream boy, traveling all that noise, turns into something that I love.
I want to visit Paris, I want to visit Rome. From this earth I wanna go. And railroad, railroad, have no money. Railroad, railroad, have no money. Oh, railroad, have no money. My old lady like a trousers has been hope between the spirits of my legs, my brave. I try to corrupt the police, I try to escape away. I hope to find a green paper on my way. And railroad, railroad, have no money. Railroad, railroad, have no money. Oh, railroad, have no money. Find a solution, visiting the 13th city, and tried with the mercy of a priest. And if he says no, if he says nothing, the medium finger is Jack the Traveler. And railroad, railroad, have no money. Railroad, railroad, have no money. Oh, railroad, have no money. And railroad, railroad, have no money. Railroad, railroad, have no money. Oh, railroad, have no money. Bravi ragazzi, dai. Grazie. Non so a casa come si senta, perché abbiamo fatto delle prove qua tecniche audio, spero abbastanza bene. Allora, cosa volevo dire? Intanto ci ascoltiamo la traccia numero 4 del CD che qui i ragazzi mi hanno portato, che si intitola Stardust Dream, giusto? Esatto. Sogno polvere di stelle. E se ti dico Bob Dylan, Matteo, cosa, dici, cosa dici? Qualcosa di bello di sicuro. No, perché lo stile mi sembrava con... Sì, beh, ovviamente, pianola. Ovviamente sì, la... è uno degli artisti da cui appunto ho attinto un po' di materiale, c'è, cioè, l'influenza di Bob Dylan ovviamente sono dappertutto, quindi qualcosa arriva sempre, e ha contribuito anche lui, diciamo, a darmi delle influenze sonore, diciamo. Ok. L'armonica, ad esempio, chitarra acustica, armonica, voce, classico folk americano, quindi è tutto lì. Quindi il genere musicale, correggimi se sbaglio perché non sono molto avvezzo al genere musicale che stiamo trattando, nasce negli Stati Uniti oppure ci sono varie correnti come per altri generi musicali? Quello sì, quello che facciamo noi principalmente è nel tipico statunitense, quindi okay. America.
Ok, va bene. Allora, proseguiamo. E cosa volete dire, ragazzi, che magari non abbiamo già detto, che vi preme far conoscere ai nostri ascoltatori, ai ragazzi e alle ragazze che magari non vi conoscono già, che magari vi sentono per la prima volta qui? Allora, noi, il nostro progetto è iniziato, il mio progetto è iniziato circa ufficialmente, diciamo, nel 2016, dove appunto mi esibivo da solo nei locali, nelle sagre, eccetera, con la chitarra acustica e armonica e voce, appunto. E il progetto è andato avanti, appunto ho conosciuto qui Alessandro, è stato il primo membro della band che si è unito appunto al mio progetto. E mi ha trovato su Villaggio Musicale, come detto prima, che è un sito dove si può contattare i musicisti. Ah, okay. Sì, ci si trova, ci si scambiano le idee, eccetera. Okay. E poi sì, la situazione è andata avanti. Adesso sì, il genere, anche le sonorità, il sound stanno anche cambiando. E okay. Perché appunto si è aggiunto un contrabbasso, una tastiera, un violoncello, un violino, batteria, quindi siamo una vera band, diciamo, a tutti gli effetti. Okay. Quindi il sound, ad esempio, che potete trovare nel primo CD, dove c'è solo chitarra acustica, armonica e voce, adesso è totalmente diverso e la cosa ci piace molto. Okay. E quindi continueremo così e stiamo entrando di più appunto nell'outlaw country e abbiamo la prima tournée. Spiega. Il country fuori legge, no? Quello che va fuori, outlaw, sì, okay, che va fuori dagli legge. Schemi, che non è il classico pop country. Pensavo country fosse low, scritto L-O-W, quindi basso. No. Non capivo. Fuori legge. Country fuori legge. Okay. E abbiamo la prima tournée all'estero, adesso qui a maggio, dal 1 maggio al 5. Ottimo, e dove andate? Facciamo, ragazzi, un bel giretto tra Repubblica Ceca, Polonia e Slovacchia. Interessante. E sì, sarà un po' un tour de force, ma noi ce la faremo. La prima, esatto, data saremo a Cracovia. Saremo a Cracovia, sì, in, okay, Polonia. Belli tutti i paesi che tra l'altro ho visitato, quindi ecco. Bello. È anche un bel modo, la musica in questo caso è utile, sempre la musica, ma anche se ti fa conoscere paesi nuovi, persone, esatto, nuove, sì, è proprio una cosa. Viaggiare, vedi posti nuovi, gente nuova, fan diversi, esatto, fa tutta esperienza ed è sempre bello fare, insomma, queste cose. Esatto, concordo. Volete fare un'altra canzone live, ragazzi, o la metto dal CD, come preferite? Ma facciamola live, sì, dai, visto che siete qua, meglio. Ne approfittiamo, che vi abbiamo in carne ed ossa. Prego, questa quando si chiama volete. History. Vamos. Non si sente dalle cuffie. Some food until my friend stood up and he's in a second move the room. When I started singing long, long way, my head moved like star wheel to his eyes. Alan Jackson is the name, he told me, and he scratched my mind. The next day I grabbed my bass to play some country with my group. But my mind wasn't here and I want to break all the rules. The desires to look like Kimmy fixed between my heart and my hand. So one day I choose to leave the rock and fall of my true path. The came of heaven, the came of show, the king of a legend. Thanks a lot, I must go.
has come to start playing guitar with chords called G, C, A, or D. This group, like a ghost, is not enough for me, yeah. The experiment was a failure of my life, but for me there was a fortune to have a woman on my side. The game of spirit, the game of show, the game for living. Thanks a lot, I must go. And I'm still here like prophet, for style of music seems to be death. Like an omen that finished the whiskey, I'm still here on my chair. Hello. P-I-I-A-I-O. P-I-I-O, I-A. P-I-I-A-I-O. P-I-I-O, I-A. P-I-I-A-I-O. P-I-I-O, I-A. P-I-I-A-I-O. P-I-I-O, I-A. Ok, perfetto, bravi ragazzi. Grazie. Tra l'altro ricordo, per chi ci stesse ascoltando da qualche minuto, da qualche secondo, che è tutto in diretta, live, unplugged, in questo caso dei ragazzi Matt the Drifter, quindi Matteo ed Alessandro qui in studio con noi per la prima volta a Radio Gama 5. Stiamo trasmettendo, come chi ci ascolta sempre lo sa già, ma lo dico anche a beneficio di tutti gli altri, da via Antoniana 66, Campo d'Arsago, Padova. E quindi abbiamo ascoltato quest'altro brano dei ragazzi, che saranno qui con noi fino alle 2, quindi daremo spazio alle loro sonorità. E colgo l'occasione anche per salutare Anna di Breganze, provincia di Vicenza, Rossana di Sottomarina, provincia di Venezia. Vedo che hanno già telefonato quei numeri di telefonia fissa, però adesso, dando spazio giustamente ai ragazzi con il live, stanno cantando le canzoni e suonandole dal vivo, quindi non posso rispondere alle telefonate, lo farò dopo le ore 14. Quindi se volete mandare sms fatelo pure, anzi ben vengano. Se volete mandare whatsappini, fatelo al 349 7267 647. Se volete scriverci via sms, semplici messaggini di testo, short message service, fatelo al 334 7102 672. Ripeto le telefonate, telefonia fissa 049 700 700 e 049 700 838, le prenderò dopo le ore 14, nell'ultima ora del nostro programma odierno fino alle ore 15. Siamo circa a metà trasmissione perché sono le 13.28 circa. Buongiorno Lorenzo ed ospiti, auguri, buona domenica ed un abbraccio a tutti. Io sento bene a Limena, baci Loretta, che salutiamo la nostra fedelissima ascoltatrice. Ok ragazzi, cosa vogliamo aggiungere, scusate, di quello che non è stato detto? Allora, avete questo tour in questi tre paesi, Polonia, esatto, Repubblica Ceca, Slovacchia. Se uno volesse trovare le date deve andare dove? Su Instagram, Facebook? Su Facebook ci sono scritte le date, noi mese per mese
mettiamo sì, sulla copertina Facebook tutte le date, okay, gli appuntamenti eccetera, e dopo creiamo sì, gli eventi appunto dove suoniamo sempre, okay. E quindi sì, diciamo Facebook è la vetrina principale dove facciamo tutti gli eventi eccetera, e dopo ovviamente spammiamo sui, sugli altri social come Instagram, esatto, eccetera eccetera. Beh, quindi a parte il tour qua diciamo internazionale, che siete all'estero, avete già delle date in programma? Sì, magari sì, per sì, i sì, prossimi beh, mesi vuoi abbiamo, dirne qualcuna? Abbiamo, ti ricordi? Sì, abbiamo siamo a una festa della birra sempre qua sui locali nostri della zona, abbiamo delle sagre. Ok, ma sai le date? Se no le guardo io da... Se no, beh, abbiamo, il 16 giugno abbiamo la festa appunto, il posto è Bar Trattoria al Cacciatore a, okay, a Piombino, Piombino Dese, che fa questa festa appunto della birra. Ok. Dopo sì, abbiamo vari matrimoni sempre nel mese di giugno. Il 12 maggio siete a San Pietro in Gù, all'8:30. Sì, esatto, il 10 Andrea, maggio siamo alla stazionetta a Castelfranco Veneto. Ok, poi vedo qua il 31 maggio a Farra di Soligo, senso esatto, unico. Al senso unico a Farra di Soligo. Dopo abbiamo sì, a giugno i matrimoni e a questa festa della birra. Ok. A luglio abbiamo, siamo a San Bonifacio per un concerto fatto per l'Avis. Ok. E dopo c'è agosto, abbiamo due bei concerti che sono l'11 agosto a Caorle al birrificio B2O, okay, che è questo birrificio sì, enorme, tipo agriturismo con... Bello il nome B2O al posto di H2O, innovativo. e dopo abbiamo la Sagra Resana il 25 agosto e... Bene, dai, insomma un calendario bello pieno, quindi esatto, invitiamo gli amici e le amiche in ascolto a visitare le vostre pagine web, quindi Matt the Drifter. Ok, yeah, ragazzi, volete fare un'altra canzone live? Sì, dai, facciamo se una volete, canzone nuova che si chiama... cosa facciamo di bello? Si chiama, sì, Back to 2004. Ok. Balance on my brain that torturs me with a lot of pain. I want to go back to 2004. I would have chosen a music school. I would have known what to choose. My future would have been stronger with no bruise. I think in those cloudy days I lost my train, but now I say I found my way, eaten by the snow. I think that my music runs to erase the mistakes given by the fun. It's time to follow my damn sweetheart. Told me study hard, my papa told me start to work. My brain said sorry, but I don't know. I did my best to reach some goals, but also I failed in basketball. I hope at least to find a sweet girl. Yeah, I think in those cloudy days I lost my train, but now I say I found my way, hidden by the snow. I think that my music runs to erase the mistakes given by the fun. It's time to follow my damn sweetheart.
listen to the voice inside my empty head, telling me you are a great man. And I removed that ballet test tooth tied through the door, but in the end I'm back to 2004. I think in those cloudy days I lost my train, but now I say I found my way hidden by the snow. I think that my music runs to erase the mistakes given by the fun. It's time to follow my damn sweet heart. Voilà, rieccoci qui, bravi ragazzi. Grazie. Allora proseguiamo intanto in sottofondo un'altra traccia, vediamo se vedo la numero 7 dell'album, si chiama The Devil Can Wait in the Dark, che è anche quella che dà il titolo, esatto, all'album, giusto? Che... giusto. Ok, vuoi dire qualcosa, non so, in merito alla preparazione del disco, come fate a fare le tracce? Ma questo disco che... è siccome anche l'album stesso lo dice, è un album un po' dark, diciamo, quindi chitarra acustica, armonica, voce, e però tutte le canzoni sono triste perché appunto rispecchiano un periodo determinato della mia vita, e quindi è venuto fuori questo. Okay. E quindi tutte le canzoni, sì, diciamo quasi tutte, sono, riguardano questo periodo. Ma un po' malinconico, allora. Sì, un po' tristi, un po'... c'è qualche sprazzo di vitalità, ma niente di che. Solo che se uno ascolta musica un po' triste in una giornata uggiosa come oggi, si intristisce ancora di più? Può essere un problema. No? No, scherzo, eh. Io sto... sì, mi tranquillo. Pongo, insomma, nei panni degli ascoltatori, allora ti... Infatti il prossimo CD, a cui stiamo lavorando appunto, sarà totalmente diverso. Sarà oltre al fatto che sì, ci saranno quattro componenti in più, sarà, le canzoni parlano anche di altro e sarà molto più allegro e divertente. Ok, ma altra domanda così che mi viene, c'è qualche affinità con la musica country? Sì, beh, io attingo principalmente da... da artisti underground della musica country come, okay, Colter Wall, siamo andati a vederlo a Milano, e Tons Van Zandt, okay, tutti artisti, sì, di nicchia, diciamo, del settore country. Non preferiamo così, ecco. Okay. Non tipo Brad Paisley, Alan Jackson, sì, ci influenzano, ma fino là, ecco. Non Piacciono di più le cose di nicchia. Esatto, insomma. Mi ritrovo di più su quel tipo di autori. Ok, perfetto. Va bene. Allora, proseguiamo. Volete fare un'altra canzone live, ragazzi? Sì, come dai, volete. Facciamo un altro pezzo che si chiama I've Got a Rebel Gun. Oh no? No. Il chitarrista mi dice di no. Cos'è? Coltello rosso? Gun? Pistola. Ah, sarebbe, pistola. Ho una pistola ribelle, ma mi dicono che ci sono dei problemi tecnici nel farlo, quindi facciamo, sì, la canzone The Devil Can Wait in the Dark live, allora. Okay. Nel disco la troverete solo in modalità acustica, qui invece abbiamo anche Alessandro che farà qualche assoletto di sottofondo. Ok, perfetto, prego ragazzi. Inside of me, but one of these is surely burning. It's hard to see. I try a lot of times to build something good, but my project and my will have been misunderstood. The days go by and your face, would you like to meet you someday? My own, my dear,
red heart bleeding in the ground. I want to touch you now. My wish of a real life is staying only myself between a thin line that splits success from death. In front of paper while I'm writing on a screen, my mind is busy, the guitar wanna sing. I hope to continue on this road again, even if me cost me sacrifice that will burn my head. And one of these days time's gonna match all the problems which are unsafe. My world and my job, my sentimental problems, and my music will rise without pain. My wish of a real life is staying only myself between a thin line that splits success from death. The desire to build a united family is to me the only one. The day that this will happen, the devil can wait in the dark. Staying only myself between a thin line that splits success from death. The desire to build a united family is to me the only one. The day that this will happen, the devil can knock in the dark. Voilà, bravi ragazzi. Grazie. Si prosegue allora. Tra l'altro stavo guardando qui il CD che mi avete portato, appunto omonimo al disco che abbiamo appena sentito, che si intitola The Devil Can Wait in the Dark. Il diavolo non può aspettare nel buio. No, può aspettare nel può buio aspettare in realtà, può nell'oscurità aspettare nel buio. Anche perché il diavolo penso che stia sempre al buio. Esatto. In teoria tendenzialmente è meglio lasciarlo lì. Lasciarlo lì, esatto, tranquillo, a riposo, diciamo. Va bene, allora ci sono 10 tracce e magari in poche parole quello che vi viene in mente provate a dire perché un ascoltatore dovrebbe acquistarlo, dovrebbe ascoltarlo. Cercate di essere più coinvolgenti possibile. Ma non sono solitamente bravo a fare a vendermi, ma questo disco è fatto, sì, diciamo, col cuore, e quindi è molto essenziale sia negli strumenti che nei testi che in quello di cui parla, appunto. Quindi se uno vuole acquistare un disco, diciamo, puro, senza tante complicazioni, ma fatto solo da chitarra acustica, voce armonica e gli piace un po' il genere country, ok, per me questo può essere un CD, insomma, da ascoltare. Un CD da ascoltare. Ok, diciamo che non è molto allegro, quindi, perché appunto parla di questo periodo
difficile così, okay. Però insomma, beh, ma non sempre bisogna per forza ascoltare musica allegra, nel esatto. senso, io sono una persona positiva e solare, ma a volte è bello anche piangere, essere malinconici, ascoltare, rimembrare cose vecchie, esatto. essere un po' malinconici. Infatti, ci sono anche tanti sì, artisti famosi che hanno la vena dark, esatto, c'è anche un genere, insomma, Jeff Buckley ad esempio, un tono svanzante, quindi anche il genere diciamo non è propriamente allegro, quindi insomma a noi ci piace così e speriamo possa piacere anche agli altri. Esatto, va bene. Tra l'altro c'è anche ci sono anche delle persone dark che si vestono sempre scure, sono magari un po' cupe, però sì, in realtà magari sono le più solari del mondo. Esatto, esatto. Magari è solo un modo di vestirsi, un abbigliamento, non bisogna catalogare le persone per come si vestono. Io racconto sempre questa vicenda: quando ero giovincello andavo in discoteca, una volta stavo rientrando a casa, non avevo ancora la patente, in treno ho trovato un ragazzo che anche lui era in treno e mi ha detto: ma tu sei punk? No, io ascolto techno. E lui insomma pensava che fossi punk solo per il mio modo di vestire, invece, perché mi vestivo con i jeans larghi, magliette stravaganti, eppure ascoltavo techno. Lui ascoltava hardcore, musica hardcore, si vestiva tutto con le marche di riferimento che allora erano Space Trip, Australia eccetera, tutto vestito con le Buffalo, con il cappellino e cosa, e quindi per lui non era concepibile che io ascoltassi un genere di musica che non era quello che lui si era prefissato. Invece bisogna essere se stessi e non bisogna sempre, come giustamente hai detto anche tu prima Matteo, fossilizzarsi su quello che fa la massa eccetera. A volte è proprio bello scoprire le nicchie, qualcosa di alternativo, diciamo, non esatto, bisogna tutti sì, seguire, perché non so, adesso non faccio nomi sennò poi mi prendo parole, ma non bisogna seguire tutti lo stesso artista solo perché è il più ascoltato in Italia, ma ascoltate anche gli altri, perché, esatto, dell'idea che ognuno fa la sua musica, esatto, quello che gli piace. Dopo, se la fa insomma con una certa passione, con una certa forza di volontà, perché anche su queste cose è fondamentale non arrendersi subito, bisogna insomma andare avanti, qualcosa di buono prima o dopo si riesce a ottenere e anche si riesce ad arrivare alla gente in qualche modo. Esatto. Quindi sì, si fa la propria musica, si va avanti facendo quello che ci piace e si crea diciamo quella cerchia di pubblico underground che ti segue e viene a vederti appunto perché tu fai quello e ti distingui dagli altri. Esatto, esatto. Anche perché cioè, fare quello che si ha nel cuore ti riempie di gioia, perché fare quello che fanno tutti, se lo fai solo tanto per fare, non ha senso. Cioè, ma ti faccio un esempio: eravamo. Abbiamo fatto un concerto, adesso non mi ricordo dove eravamo, eravamo su un concerto, quello della sagra, beh insomma adesso non mi ricordo precisamente il luogo, però eravamo su questa sagra dove c'erano tantissime persone, okay. Effettivamente cioè, lo stage era pieno e il palco era enorme, luci dappertutto, cioè proprio concerto figo, no? Uno dice che figata, però la gente non ti ascoltava, cioè non faceva, proprio non ti prestava attenzione, proprio minimamente, si beveva, fumava, parlava con gli amici eccetera eccetera, e quindi abbiamo detto ok, figata il posto, bellissimo il concerto, però a noi non è arrivato niente, no? Ok. E la settimana dopo abbiamo suonato su un locale a Osteria a Vicenza, ok, sì, era questo posto, si chiama Osteria dai Galvan. E okay. Era piccolo il posto, molto raccolto, intimo, sì, di legno, la classica, sai, tipo saloon, okay. Molto, molto, molto un po' country, caratteristico, okay. Noi eravamo a pennello, okay. Però boh, magari per il tempo, perché era freddo, perché pioveva, perché era boh, una serata, no, alla fine c'erano che ci ascoltavano, c'era una sala separata che era piena di gente, però la sala concerto probabilmente c'erano solo 3 persone, okay. Però quelle 3 persone sono rimaste là
tutto il tempo, tutto il tempo ad ascoltare tutto il repertorio, tutte le canzoni, okay. Ed erano proprio interessate al concerto e quindi interagivano con noi, okay. Ogni fine canzone gli piaceva, erano interessati e almeno per me quel concerto là mi è rimasto molto di più dell'altro. Rispetto all'altro concerto dove c'erano 1000 persone, però nessuno ti ascoltavano. Esatto. Perché la nostra musica è anche, cioè, un outlaw country, ma è anche d'ascolto, quindi bisogna prestare un po' di attenzione. Ah, sì. E quindi a noi è piaciuto di più, ad esempio, quel concerto lì che l'altro. E noi siamo così, insomma. Ok, apprezzo, bravi ragazzi. Ok, cosa volete fare? Un'altra canzone live e poi facciamo, non so, un'altra chiacchierata e i saluti prima della pubblicità delle ore 14, come preferite? Sì, dai, facciamo una canzone, visto che vi ho rattristati tutti, facciamo una canzone triste che si chiama How Long? As a monster create. There's a moment when you're feeling down, with the heartbeats on the floor, but the touch of this finger now will play my guitar slow. The country, the blues, the soul, through music relived in time. Try to play it with my bloody nose, with my pencil I continue to write. How long, how long? How long, how long? I watch the red girl playing with a boyfriend named Dale. Gideon Welch is her name. Trying to find my inspiration today. How long, how long? How long, how long? How long, how long? How long, how long? To continue this way, my soul in the mirror I show. Those people wanna know my name, thrown out from this bar I grow. How long, how long? How long, how long? How long, how long, how long, how long?
Ok, stavo distruggendo il microfono. Va bene, allora leggo un po' di messaggini così andiamo spazio giustamente anche agli ascoltatori. Vediamo un attimo qui, salutiamo ancora Vittoria che oggi compie 17 anni, ci ha mandato la foto su WhatsApp, quindi la ringraziamo, gli hanno fatto la scritta Happy Birthday, ok. Francesco di Marostica ancora dice, potresti per favore ricordarmi il nome di questo gruppo? Certo, Matt the Drifter, giusto? Esatto. Ok, scritto Matt V-T-H-E, ovviamente dall'inglese, Drifter. Ok, poi vediamo altri messaggini, altri whatsappini che erano arrivati, che ho lasciato in arretrato. Francesco da Vibo Valenza, quindi salutiamo anche gli amici che ci ascoltano dalla Calabria, che ci scrive buona domenica. Ok, grazie anche a te Francesco. Ancora Vittoria di Conselve scrive sono dalla zia Manuela. Bene, Annalisa invece dai Colli Euganei ci scrive oggi devo cucinare tutto il giorno. Ok, allora buona cottura, bello anche questo, ci ha mandato un whatsappino con una pentola piena di bontà, di verdure, in questo caso pomodori, carote, vedo, poi c'è un mix, ceci sembrano, ok, poi chi altro aveva scritto, andiamo di qua con gli sms, ricordo il numero per i vostri messaggini, ragazzi abbiamo ancora un'ora a nostra disposizione, quindi dateci dentro con gli sms 334 7102672. Qua ho aperto un attimo la porta dello studio per rinfrescare un po' l'ambiente, stanno entrando anche i pinguini da quanto freddo fa. Va bene, allora Silvia da Oderzo, provincia di Treviso, nostra fedelissima ascoltatrice, quindi salutiamo tutti gli amici o Peter Gini ed o Peter Gina all'ascolto, dice ciao, i tuoi ospiti compongono anche in italiano, Silvia da Oderzo? No, in inglese, quindi beh, magari non si sa mai. Non si sa mai, magari in futuro qualcosa nasce. Non ci sono preclusioni, giusto? Esatto. Ok, altro messaggio, ancora Bruno con un'altra domanda. Ragazzi, tutti adesso che i ragazzi stiamo quasi esaurendo la loro ora a disposizione, dilettate con le domande, potevate farle prima, no? Vabbè, dai, comunque non importa, meglio tardi che mai. Ciao Lorenzo, complimenti al tuo, ai vostri ospiti. Nei miei generi amo anche il country. Bruno da Vigonovo che scrive anche: sono sempre Bruno, chiedi ai vostri ospiti se conoscono un certo genio di nome Gordon Lightfoot, un genio del country. Grazie, ciao fratello milanista. No, questo mi manca. Gordon Lightfoot. Gordon Lightfoot, che no, sarebbe non dice niente. Luce, cibo, cibo, luce. Però vabbè, appena saremo liberi vado a vedere subito chi è. Ok, va bene, allora Gordon Lightfoot. Ok, quindi grazie a Bruno che tra l'altro conosce un sacco di generi, un sacco di artisti. Bravo Bruno. Ancora Ada di Asolo invece scrive: ciao Lorenzo, di un saluto agli ospiti, un saluto circolare a tutti gli amici. Quando hai spazio mi faresti ascoltare How Deep Is Your Love Is Your Day B. Giz, grazie, buon primo maggio Ada di Asolo. Ok, va bene. Allora ragazzi, cosa facciamo? Volete fare un'ultima traccia live? Sì, dai, noi vi salutiamo addirittura d'arrivo. Vi salutiamo con questa canzone che si chiama My New Style of Life e parla del nostro caro amico che si chiama Alcol. Okay. Abbiamo fatto questa canzone in suo onore, diciamo, perché ormai è famosissimo e circonda la società. Okay. È una canzone un po' allegra e quindi vi salutiamo con questa. Grazie ancora di averci seguito, grazie a voi di averci dato la possibilità di fare tutta questa cosa, bella cosa che stiamo facendo. E andiamo con My New Style of Life. Ok, prego ragazzi. I talk to you about a friend that's taken my mind. Whiskey, Coca-Cola make my eyes blind. If you had to meet a girl when you don't smile, 5 shots of bourbon and your heart would fly. It takes my mind, it takes my mind. I'm careful with the bars that serve red wine. It takes my mind, it takes my mind. Alcohol is my new style of life. When my friends are sitting and saying pizza time,
After 10 glasses of beer, I won't be tired. And if you don't remember what happened last night, take a Long Island and your brain will rise. It takes my mind, it takes my mind. I'm careful with the bars that serve red wine. It takes my mind, it takes my mind. Alcohol is my new style of life. Here you go. I've got a lot of pain and my body's tired. Room tequila, vodka and I'm feeling fine. Well, I write this song to give you a smile. Everybody drink something tonight. It takes my mind, it takes my mind. I'm careful with the bars that serve red wine. It takes my mind, it takes my mind. Alcohol is my new style of life. It takes my mind, it takes my mind. I'm careful with the bars that serve red wine. Ci sono persone che non masticano molto di informatica e si bevono la pubblicità dei computer nuovi a basso prezzo. Ci sono altri invece che prima di spendere i loro denari valutano bene l'acquisto di un computer, per esempio ricondizionato e professionale, come il computer FreePC. Sono macchine potenti, robuste, di qualità nettamente superiore, esenti dalla cosiddetta obsolescenza programmata e garantiti da 1 a 3 anni. Sono venduti anche con la clausola soddisfatto o sostituito, insieme a sistemi operativi e pacchetti di programmi utili già caricati e pronti all'uso. Il tutto a un prezzo molto contenuto e ad una veramente minima parte rispetto al prezzo del nuovo. I computer FreePC li trovi presso il negozio Nuova Fotografia Conselve, Padova, in via Roma 14, oppure negli altri negozi FreePC del Veneto. Si può andare anche sul sito freepcitalia.com oppure digitando computer ricondizionati FreePC. Telefono magazzino 049 950 1404 oppure direttamente al negozio Nuova Fotografia di Conselve 049 53 85 229, ripeto 049 53 85 229 oppure magazzino 049 950 1404. Gamma 5 e il coordinamento 0DM vi aspettano alla seconda edizione della festa nel verde dipinto di verde tra chi lotta e chi borbotta. Che bello, sono felice come un pinguino. Sì, ma dove, ma quando? Domenica 2 giugno 2019 al Parco Palude di Onara, ad Onara di Tombolo in via Asilo 10. Il programmone prevede ore 8:30 ritrovo all'entrata del parco, già attivo lo stand dei dolci e della frutta per la colazione. Ore 9 inizio escursioni, ore 10 inizio conferenze, ore 12:30 pranzata collettiva con la polentata dai vari sughi e paninata. Nel primo pomeriggio si riparte con gli interventi e le attività. E dopo 60!
Come 60? 60 come canguri. Con il grande concertone di Luca Bassanese. Dal mattino al tardo pomeriggio, sempre attiva l'isola dei giochi e l'attività degli animatori. Buenos. Si ricorda che per partecipare come espositori, per dare una mano per gli aggiornamenti del programma della festa del 2 giugno al Parco Palude di Onara, andate nel sito www.radiogamma5.it. Vabbè, ma andare nel sito. Ma comunque. Ma guarda che non ha fatto il danno scherzoso, te che ho retro un ca! Ma te il sito bombe andare nel sito! Ne fiondo! Ma qua fionda! Ah no! Cococcia! E no, qualiana! Sento già il profumo della festa! Del parco? Sì, ma anche della qualità! Mi vengo! Ma più che un fringueo, mi sento un leone! Dai, lo sai cos'è il phishing, no? Il phishing. Ok, rieccoci qui dopo la pubblicità delle ore 14. Adesso abbiamo 55 minuti circa a nostra disposizione fino alle ore 14, 59 primi e 59 secondi. E ritorniamo anche con le telefonate, quindi se volete chiamare tra qualche minuto risponderò. Adesso saluto qua i ragazzi che stanno smontando tutta l'attrezzatura che hanno portato, perché lo ricordo hanno suonato e cantato in live qui dagli studi di Radio Gamma 5, che per chi non lo sapesse sono in via Antoniana 66 a Campo d'Arsego, provincia di Padova. Quindi ringrazio ancora una volta Matt the Drifter e la loro band, Matteo ed Alessandro, che sono stati qui in studio con noi. Ringrazio Alessandro Vigo della Sorry Mamma, che è stato il tramite che ci ha messo in contatto appunto con i ragazzi. Lo ringrazio perché ci manda sempre band emergenti, artisti, tra l'altro quasi tutti loro insomma compongono canzoni loro, e quindi è una cosa bella in un paese diciamo di cover band e di bimbi minchia DJ. È bello che ci siano anche artisti che fanno qualcosa di proprio e non che riportino sempre le cose degli altri. Quindi mi fa piacere insomma che ci sono ragazzi giovani così intraprendenti ed attivi, è una cosa bella e positiva. Quindi detto questo, ringrazio ancora una volta Dario Deep Darrow di Borgo Rico Padova, che è colui il quale registra tutte le nostre puntate, che potete riascoltare dal mio canale ufficiale Mixcloud all'indirizzo mixcloud.com/lspdj. quindi salvo imprevisti anche questa puntata sarà riascoltabile appunto dal mio canale Mixcloud. Quindi appena il buon Manuel Marchioro di Monte di Malo, che è il nostro grafico ufficiale, che ha realizzato anche la locandina di oggi, caricherà online il podcast, farò avere anche ai ragazzi il link, e quindi poi si potrà diffondere, condividere, ascoltare, ovviamente commentare, si può anche commentare, eccetera eccetera. Allora, è arrivato un messaggino qui. Miss Perfect o Mr. Perfect dice: light food significa cibo leggero. È vero, non cibo luce, luce cibo, come avevo detto io, ma perché semplicemente avevo fatto la traduzione letteraria, le parola per parola, cibo leggero, va bene, ok. Mr. Perfect o Miss Perfect, questi sono gli ascoltatori che non scrivono mai, però quando c'è da criticare scrivono, ovviamente senza firmarsi, va bene. Dai, è bello, come dicevo prima, il mondo è bello perché è vario. No, comunque ben venga, insomma, se le critiche sono costruttive ben vengano. Ho sbagliato, non mi vergogno di farlo, insomma, fossero questi i problemi della vita. Ancora Bruno dice: sono sempre io Bruno, se riesci e trovi mi piacerebbe ascoltare un brano dei Negrita dal titolo Scritto sulla pelle. Grazie in ogni caso Bruno, ok, vado a cercarlo. Saluto anche i miei amici Vincenzo e Dodo che ci stanno seguendo da Bassano del Grappa, mi hanno mandato anche un vocale, poi lo ascolto ragazzi.
Intanto saluto Manuel di Fara Vicentino. Tra l'altro, per chi cerca lavoro, c'è la possibilità qui a Fara Vicentino, in provincia di Vicenza, ovviamente. E il buon Manuel, che saluto, fratello milanista, dove ho fatto anche delle serate al Tropical Caffè in via Giuseppe Verdi 6 a Fara Vicentino, cerca barista. Quindi, se qualcuno magari della zona vuole provare a fare il barista e la barista, cerca orari pomeridiani e serali, una, due domeniche e tutti i sabati pomeriggio o sera. Quindi, se volete avere più informazioni, chiamate Manuel al numero 348 539 0420. Ok, è fatto anche questo annuncio, poi leggerò anche le varie iniziative di Radio Gamma 5. Poi avevo un altro messaggio da leggere, vediamo se lo trovo, eccolo qua, un altro whatsappino. Sempre Francesco di Marostica, provincia di Vicenza, ovviamente mia città natale, dice: questo gruppo lo stavo facendo ascoltare a mio fratello, che lui suona la chitarra, e quando gli ho fatto ascoltare questi pezzi live che hanno suonato, i tuoi ospiti, ha apprezzato molto. Bene, bene, quindi ottimo. Ok, grazie a te Matteo. Adesso vi lascio con il disco Magia e poi vi leggerò le iniziative. Restate con noi, Amore Radio Show, Lorenzo Speed. Ringraziamo ancora una volta i Matt the Drifter e proseguiamo fino alle ore 14:59 primi e 59 secondi. La musica. Ok Bruno, ho trovato anche il disco che mi hai richiesto, quindi a breve arriva anche quello, tra circa 4 minuti e mezzo. Intanto leggo alcune iniziative, inizio almeno perché sono tante. Donazione per sostenere la cooperativa Gamma 5. Vi ricordiamo che potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59, oppure anche effettuando un bonifico al credito cooperativo di Campodarsego. Il codice IBAN per fare appunto la donazione è IT20 è 08 32 76 24 20 e poi 00000022 35 15, oppure anche portando direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti, cioè i membri del consiglio di amministrazione, il vostro contributo. Tutti i contributi e le risorse concorrono alle spese correnti di gestione della radio, che ringrazia quanti in forme varie danno continuità alla vita appunto di Radio Gamma 5 stessa. Ok, proseguiamo. Radio Gamma 5 organizza per mercoledì 1 maggio la camminata al Bus della Lum nella foresta del Cansiglio, a farci da cicerone Toio de Savorniani. Il ritrovo sarà alle ore 10:30 nella piana del Cansiglio, nei pressi dell'ex rifugio Santo Osvaldo. Alle ore 11 partenza, alle ore 12 arrivo al Bus della Lum, dove mangeremo al sacco, quindi portarsi da mangiare da casa ovviamente, e racconteremo la sua storia straordinaria e la grande forza che emana. Si parlerà anche della foresta del Cansiglio e faremo il punto dall'ex albergo San Marco a casa Vallorc. PS, in caso di tempo brutto
si rinvia la giornata. Quindi vi consiglio, per le prenotazioni, di contattare il 347 661 8523. Per ulteriori info, che mi pare il numero di Luca degli irriducibili, ma vado a memoria, il 329 003 8988. E buon Luca, che tra l'altro saluto, è qui da qualche parte. Venerdì 3 maggio in sede radio, via Antoniana 66, Campo d'Arsago, Padova, alle ore 20:45, la visione sociale di Adriano Olivetti, un grande progetto per il futuro dell'umanità. Relatore Paolo Girotto, appunto, in sede radio. Ingresso con tessera Franco Carraro 76, che, lo ricordo, costa 5 euro per tutto l'anno, quindi fatela, e vale per tutto il 2019. Ok, leggo un'altra iniziativa, poi saluto qua i ragazzi. GAS, Associazione Franco Carraro 76, prenotazioni per tutti di bioasparagi in mazzetti da mezzo chilo, bianchi, verdi e viola. Consegna sabato 4 maggio dalle 2 del pomeriggio alle 6 in sede radio. Sempre, lo ricordo, via Antoniana 66, Campo d'Arsago, Padova. Per le prenotazioni contattate il 347 661 8523. Adesso prendo fiato, saluto i ragazzi e poi arriva, disannuncio già il disco magia, arrivano i Negrita con il disco dedicato a Bruno di Vigonovo, che si intitola Scritto sulla pelle. Restate con noi. Ok, arrivano i Negrita, abbiamo anche Luca qui che passa da una stanza all'altra della radio. Salutiamo Fabio Dea Pianta, che è venuto a trovarci, dedicato a Bruno e Vigonovo, i Negrita con Scritto sulla pelle. Le cose vanno come vanno. Mi sono scritto per ricordarmi da dove vengo. Ci sei tu? Questi segni... E c'è la vita là fuori. Servono per non perdersi. Ho condiviso pane e vino, ho costruito e abbandonato, ho patteggiato col peccato e porto i segni su di me come ferite che non nascondo. Fiato. Ho visto giusto ed ho sbagliato. Ho perso a carte con me stesso, a volte furbo e a volte fesso, e porto i segni su di me come ferite che non nascondo. Storie di andate senza ritorno, storie tatuate di amore lividi, di amore lividi, e cicatrici sopra lo specchio, divento bianco ma non invecchio.
in fondo all'anima, in fondo all'anima. Che sei, quello che sei, sulla pelle, quello che sei, sulla pelle, quello che sei. Ho corso e pianto senza fiato, ho visto giusto ed ho sbagliato, ho perso a casa. Bene, bene, disannunciamo il disco Negrita, scritto sulla pelle, dedicato al nostro amico Bruno di Vigonovo, che se lo merita visto che ci ascolta sempre. Adesso andiamo con Marcus Shossov, Tell Me Why. E ovviamente un rifacimento del mitico disco dei Bronski Beat. Che praticamente è anche il mio disco preferito degli anni Ottanta, eh. Thank you.
Bene, bene, rieccoci qui. Allora salutiamo subito l'Anna di Breganza che ci ha chiamato anche oggi. Ha detto grazie per la compagnia che ci fai, grazie per gli ospiti che porti in radio. Sempre bello ascoltare nuove voci, nuove musiche, nuovi artisti, ragazzi giovani. Esatto, esatto, facciamo il possibile. Insomma, grazie a te Anna che sei sempre presente con i tuoi messaggini, con le tue telefonate. Quindi salutiamo tutti gli amici Breganza all'ascolto. Io avevo mia nonna Lucia che era di Breganza e quindi la ricordo sempre volentieri insieme all'altra mia nonna Antonia, mio nonno Antonio e mio nonno Giovanni che sono tutti in cielo, ma li porto sempre nel cuore perché insomma grazie a loro se io sono qui. Ringrazio anche la mia mamma Marilena, ringrazio il mio zio Paolo Angelo che anche loro purtroppo sono in cielo però vivono sempre nel mio cuore. Continuo a leggere le iniziative così termino anche questo compito, così finisco i compiti per casa. No, scherzi a parte. Gas Associazione Franco Carraro vi ricorda ancora la consegna prodotti, nuove liste, gli asparagi prenotati, presenti anche i biobanchetti sabato 4 maggio, cioè sabato prossimo, tra 6 giorni, in sede radio dalle ore 14 alle ore 18. Ok, proseguiamo. Vi ricordiamo che Radio Gamma 5 vi aspetta la seconda edizione della festa, che è anche segnalata nel mio blog lorenzospeed.wordpress.com, nel verde, dipinto di verde, tra chi lotta e chi borbotta, domenica 2 giugno 2019 al Parco Palude di Onara di Tombolo, provincia di Padova, in via Asilo 10, ore 8:30 ritrovo all'entrata del parco, attivo lo stand dei dolci e della frutta per la colazione. Ore 9 inizio escursioni con la guida che replicheremo anche per chi lo vorrà il pomeriggio. Ore 10 inizio della conferenza sul mondo delle api. Ore 11 via alla grande conferenza sulle banche. Dalle ore 12:30 pranzata collettiva polentata con vari sughi e paninata. Nel primo pomeriggio al via gli interventi su varie tematiche. A seguire il concertone di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per i bimbi dal mattino al tardo pomeriggio sempre attiva l'isola dei giochi e l'attività degli animatori. PS, per gli aggiornamenti e il programma della festa andare nel sito della radio www.radiogamma5.it. qui mi hanno anche stampato la locandina, quindi vi ricordo Radio Gamma 5 e il coordinamento 0 OGM organizzano la seconda edizione di Nel Verde, dipinto di verde, tra chi lotta e chi borbotta, dove nella magnifica realtà dello storico Parco Palude di Onara, quando domenica 2 giugno 2019, ricco il programma della festa, dal mattino fino al tardo pomeriggio, ritrovo ore 8:30 all'entrata del parco in via Asilo 10 ad Onara di Tombolo, Padova, dove si colorerà la nostra super giornata e sarà già attivo l'angolo dei dolci e della frutta per la vostra colazione. Comunque tutto il programma, adesso vi ho letto quasi tutto, lo trovate sul mio blog lorenzospeed.wordpress.com. c'è Nel Verde, dipinto di verde, edizione seconda, l'ho pubblicato ancora circa una settimana fa circa. Comunicazione: per ricevere il volantino, cioè la locandina digitale via WhatsApp della festa del 2 giugno al Parco Palude di Onara e darci una mano a farlo girare, mandare SMS al numero di Chicchi, che salutiamo, che è il 349 771 0232. Ok, ho letto tutte le iniziative, mandateci i vostri messaggini. Tra l'altro qua non so cosa sia successo al monitor, vediamo se quindi scriveteci, interagite, partecipate. Se volete scriverci via WhatsApp fatelo al 349 7267 647. Se volete invece chiamarci qui in studio come ha fatto poco fa l'Anna di Breganza, 049 700 700. Se volete utilizzare l'altra linea di telefonia fissa, ho ripristinato tutto quanto nel frattempo, 049 700 838. Buon viaggio, andiamo con questo disco che si chiama Please Save Me, il remix è di James Diamond, l'autore è Sun Scream.
Anche l'Anna di Breganza mi confermava che si sente, quando c'erano gli ospiti, si sentiva benissimo da casa. Mi confermate anche adesso, perché io in cuffia sento un po', sembra un po' disturbato il suono, un po' cupo, un po' dark, visto che abbiamo parlato anche di sonorità dark, forse sono entrate anche in qualità di disturbi. Andiamo a rispondere al telefono, come on! Bene, bene, salutiamo anche Patrizia e Danilo di Treviso, sempre in nostro ascolto, che partecipano anche attivamente non solo ai programmi, anche alle feste. A proposito di feste, adesso ho segnalato tutte le iniziative di Radio Gama 5 e posso sbizzarrirmi anche con le mie feste, che vado in ordine cronologico così non dico cavolate. Ce ne sarà una, insomma, da confermare verso metà maggio, mi pare sia il weekend del 18 e 19 maggio, saremo in quel di Montecchio Maggiore, provincia di Vicenza, ma vi farò sapere meglio nella prossima puntata, che è il 12 maggio. Quindi segnate già nel calendario, come fa Rossana in sottomarina, 12 e 26 maggio saremo qui in studio. Tra l'altro avremo un ospite, anche lui reduce da un tour fuori dai confini nazionali, che sarà Joe Kedda, che sarà con noi la prossima puntata, cioè tra due settimane, cioè domenica 12 maggio 2019. In quella data avremo un doppio appuntamento, quindi domenica 12 maggio dalle ore 12 alle ore 15 saremo qui in studio con ospite Joe Kedda ed il sottoscritto Lorenzo Spida a condurre il programma. Dalle 18 in poi, quindi orario aperitivo, saremo per l'ennesima volta al Joe di Caffè in via Valsugana 332, cioè 332 barra A, a San Giorgio in Bosco, Padova. L'ingresso, come sempre, sarà completamente libero e gratuito per tutti. In nostra compagnia, ovviamente, Samuela, Peppe, Miriam, Mary, Anna Valeria, Gaia e chi più ne ha ne dia un po' agli altri. L'ingresso, ricordo, sarà completamente libero e gratuito per tutti, dall'orario aperitivo fino a notte inoltrata, quindi domenica 12 maggio da mezzogiorno alle 3 vi aspettiamo qui in radio, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova. Dalle 18 in poi orario aperitivo con ingresso completamente libero e gratuito per tutti a San Giorgio in Bosco, provincia di Padova. Tra l'altro proprio Samuela nei giorni scorsi ha compiuto gli anni, quindi tanti auguri di buon compleanno alla nostra mitica titolare del Joe di Caffè. Poi, andando in ordine cronologico, appunto ci sarà una data a cavallo, mi pare sia il weekend del 18-19 maggio a Montecchio Maggiore, ma vi farò sapere tutti i dettagli nella prossima puntata, appunto, del 12 maggio. Andando avanti con le date, sabato 25 maggio saremo al Joe di Caffè, in non più in orario aperitivo ma bensì dal dopo cena fino all'alba, sempre con le stesse modalità, sempre ad ingresso completamente libero e gratuito per tutti, e appunto dalle ore 22 circa fino alle 5 circa del mattino, anche lì con ingresso libero e gratuito per tutti. Il 26 maggio saremo nuovamente qui
Per quanto riguarda gli ospiti, sono ancora in fase di studio, cioè dobbiamo ancora confermare gli ospiti di quella puntata. Poi tutte le altre date le trovate sul mio sito www.lorenzospeed.it. Poi c'è altra carne al fuoco, come si suol dire, no, perché i vegani potrebbero arrabbiarsi, quindi niente carne al fuoco. Ci sono tanti appuntamenti in programma, prossimi venturi nei prossimi mesi, al ristorante da Domenico in via del Fante 19 a Lovadina Espresiano, dove sono stato anche fino a poche ore fa. E saluto Ivano, Enrica, Fabio, Isabella, Jessica, Alex, Marco, Bruna e tutto lo staff, Adriano. E quindi ci saranno altre date in quella della provincia di Treviso, in quella della provincia di Padova, in quella della provincia di Vicenza. Quindi restate sintonizzati, come si suol dire, www.lorenzospeed.it. Adesso bando alle ciance, spazio a Mike Push. Vi porto in Belgio con Interference Original Mix. Tra l'altro Mike Push, tifoso del Barcellona, eh. Bene, mamma mia, che bello questo disco, senti.
Saluto Lidia di Pianezze San Lorenzo, si chiama proprio come me il paese, Pianezze San Lorenzo, ai piedi delle colline di Marostica, insomma, per chi non lo sapesse, per chi ama la geografia. Salutiamo ancora Bruno di Vigonovo che dice grazie Lorenzo, ciao da Malta, mi manda qui una cariolata di Malta, va bene, Malta, Cipro e Liechtenstein, e quindi bene così, avanti tutta, proseguiamo verso la dirittura d'arrivo, ormai vediamo il traguardo delle ore 15, che è un traguardo, a me spiace sempre andare via dalla radio perché amo Radio Gamma 5, amo fare radio, amo stare in vostra compagnia, quindi approfittatene adesso, avete ancora 20 minuti e qualche secondo per dire la vostra, scriveteci 349 7267 647 per quanto riguarda i whatsappini, questo numero vale solo per Amore Radio Show. Se invece volete mandare gli sms al numero ufficiale di Radio Gamma 5 è il 334 7102 672. Se invece, come ha fatto Lidia di Pianezza San Lorenzo, provincia di, scusate, Vicenza poco fa, e come ha fatto appena prima la Rossana di Sottomarina Venezia, che voleva salutare a sua volta Marica, Corrado ed Anna Maria di Treviso, fatelo componendo, digitando lo 049 700 700 oppure anche lo 049 700 838. Selección musical effettuée par Lorenzo Speed. Catch a feeling, it's electrifying me. And eyes wide open, I'm dreaming. Free falling, baby, awake before I'm down. Free falling, baby, awake before I'm down. Awake before I'm down. Questo è il viaggio sonoro di Amore Radio Show ogni seconda, quarta e quando c'è anche quinta domenica del mese. We'll be right back.
Dicevo, ogni seconda, quarta e quando c'è anche quinta domenica del mese, dalle ore 12 alle ore 15, in diretta mondiale su radiogamma5.it, in diretta regionale audio sui 94 FM in Veneto, dalle province di Vicenza, Treviso, Venezia, Rovigo, Verona, Padova. Padova ultimo in classifica, per la gioia di Adriano che mi ha detto ma il Padova gioca bene. Sì, ultimo in classifica, praticamente già retrocesso. Comunque dai, salutiamo gli amici patavini, si rifaranno sicuramente l'anno prossimo, Dai, dai, aspettiamo gli ultimi sms, volatona finale, 15 minuti al termine, quindi ultimi sms 334-7102-672, whatsappini 349-7267, scusate, 647, telefonia fissa 049-700-700-049-700-838. Un bel sveglia! Oggi non l'avevo ancora detto, ci voleva, ci stava, qualcuno si sarà appisolato in divano. Come on! E andiamo con un altro disco, Joy Chi Ti Conti, che saluto, il sacerdote della musica, come lo chiamavamo ai tempi in cui collaboravo con la Mattia Psicosi. Joy Energizer, disco che è stato numero 1 ad Ibiza nel 2001. Questa è una versione remixata da qualche mese da Second Phase, quindi Joy Chi Ti Conti, autore Joy Energizer, titolo del disco, Second Phase Extended Remix, la versione che andiamo ad ascoltarci adesso alle 14.45 di domenica 28 aprile 2019. Ok Marica, dice, che fai il gallo pomeridiano di Gamma 5, buon resto di giornata con il sole dentro e tanta energia, Marica, grande, ne ho bisogno. Sì, faccio il sole di giornata, insomma, faccio il chicchirichì quotidiano. No, scherzo, è il mio motto che usavo quando facevo i notturni il venerdì notte, che ho fatto per quasi 7 anni qui a Radio Gamma 5, dal 2005 al 2011. Vamos! Prossimo disco, John Digweed. Anzi, vi dico già il titolo autore del prossimo disco, Gabriel Ananda versus John Digweed e Nick Muir, Tachyon Dream. Spero di aver letto bene. Vamos! Amore Radio Show. Amore Radio Show. Amore Radio Show. Non Radio Amore Show come scrivono in tanti. Amore Radio Show. Perché questa non è una radio. Questo è un programma in una radio che si chiama Radio Gamma 5. Amore Radio Show. Dai ragazzi, svegliatevi con questo tempo uggioso, svegliatevi, sveglia!
esto es el sonido de Amore Radio Show. This is the sound of Amore Radio Show. Questo è il suono di Amore Radio Show con Lorenzo Spida ogni seconda, quarta e quinta domenica del mese dalle ore 12 alle ore 15 con il sottoscritto ed ospiti a rotazione. Prossimi viaggi sonori: domenica 12 maggio ospite Joe Kedda, domenica 26 maggio, domenica 9, 23 e 30 giugno. Segnate nel calendario che trovate anche su www.lorenzospeed.it. Ecco il prossimo disco, Gabriel Ananda versus John Digweed, Nick Muir, Tachyon Dream. Salutiamo anche Aurelio, noi non abbiamo tempo da perdere con gente come te. Aurelio ha detto: "Ehi, urlato sveglia, non ci sarà nessuno che ti ascolta". Come no? Ci sono quelli come te che ci chiamano allo 049 700 700 049 700 838. Continuate a scriverci, ad interagire con noi, abbiamo ancora 9 minuti, 8 minuti e 55 secondi in questo preciso istante. Continuate a scriverci e ad interagire, noi siamo qui per voi. Vi ricordo, prossimo viaggio sonoro, segnate nel calendario, domenica 12 maggio. Tra l'altro saluto Lili, referente programmi, saluto Tiziana, Giovanni, tutto lo staff, Luca degli Irriducibili, eccetera eccetera, Arianna, Kiki, tutti gli amici che contribuiscono alla vita di Radio Gama 5 e che la sostengono, che danno corpo insomma alle iniziative. Quindi continuate a scriverci, ad interagire con noi. Ultimi sms ormai, dediche non penso faremo a tempo a trasmetterne per quanto riguarda dediche musicali, però se avete una frase, un saluto da fare, volentieri siamo qui per voi. Come on.
bene, bene, allora salutiamo Ornella di Treviso che smentisce subito Aurelio, che in realtà non si chiama Aurelio, si chiama Sabrino, ma forse si vergogna per il suo nome e si fa chiamare Aurelio. Ciao Lorenzo, dice buon pomeriggio, saluti Ornella Treviso, quindi salutiamo tutti gli amici della marca trevigiana sempre presenti ed attivi qui sui 94 FM. Penultimo disco di oggi, Gabriel Ananda versus John Digweed e Nick Muir, Tachyon Dream. E l'ultimo, quale sarà l'ultimo disco di oggi? Vediamo chi lo scoprirà. Come on! Vi aspettiamo qui tra due settimane, domenica 12 maggio, mi raccomando, ore 12, sempre puntuali, spumeggianti ed attivi. Poi, sempre domenica 12 maggio, vi aspetto dalle 18 in poi, con ingresso completamente libero e gratuito per tutti, al Joe di Caffè, via Valsugana 332/A a San Giorgio in Bosco, ovviamente provincia di Padova, con l'aperitivo, con il nuovo evento targato Sound Day, che è un mix tra Sun, sole, sound, suono e Sunday, domenica, Sunday. Bene, bene, allora ci ha chiamato la nostra amica Lucianina di Venezia che voleva richiedere un disco, ma ho già preparato l'ultimo di oggi, che è curato dalla mitica Enia, quindi musica. Di solito concludo sempre, oggi abbiamo picchiato, martellato musicalmente, cioè messo musica battuta per 2 ore su 3, quindi dalle 12 alle 13 circa e poi dalle 14 in poi, e quindi chiudiamo in modalità soft. Ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito anche oggi, quindi saluto Luciana di Venezia, saluto tutti quelli che hanno contribuito con i loro messaggi, con le loro telefonate, con la loro partecipazione al nostro programma. Grazie a tutti, per me è stato un piacere, spero sia stato bello ascoltarci anche da casa, e se non è stato così mi dispiace, chiedo venia e vi ringrazio comunque di averci dedicato il vostro tempo. Da parte di Lorenzo Speed l'augurio di una meravigliosa domenica, fate i bravi, divertitevi, fate l'amore come si suol dire, e niente, se avrete tempo, voglia e spazio ci risentiremo qui domenica 12 maggio, cioè tra 14 giorni, non la prossima domenica, quella dopo. Quindi questo disco lo dedico a tutti quelli che hanno chiesto qualche brano e non hanno sentito accontentate le loro richieste, lo dedico a chi sceglie Radio Gamma 5, lo dedico a chi come noi ama il sole, l'estate, la vita, la musica, l'arte, la poesia, eccetera, eccetera, eccetera. Ciao a tutti da Lorenzo Speed, è stato bello. Adios, 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 oh, oh.
Amore Radio Show ritorna domenica 12 maggio, ore 12, con ospite Joe Kedda. Comex Group è un'azienda produttrice di Lorenzo.